Siamo qui oggi e anche ieri siamo stati qui per supportare la nostra pilotessa incarcerata illegalmente in Russia da 2 anni, che sta facendo fame da 96 giorni. Si chiama Nadia Savchenko, e anche altri ostaggi politici che sono tenuti in Russia, sempre nei carceri russi. Quindi siamo qui e sperando di sensibilizzare sia italiani che russi, visto che qui c'è la sede del consolato russo onorario, e cerchiamo di sensibilizzare più persone e cercando di arrivare dritto a loro con le nostre richieste di liberare e anche combattere la dittatura che c'è in Russia. I motivi sono tutti creati al tavolino, sono tutti falsi. Alla nostra pilotessa attribuiscono l'uccisione di 2 giornalisti russi, ma non è vero, ci sono le prove che non accettano, che lei non è colpevole, non le vogliono accettare. E oggi è anche uno dei giorni di verdetto del suo processo, che dura ormai da 2 anni. Lei ha perso più di 30 kg ormai, perché non mangia niente e per 7 giorni anche non beveva niente. Sì, ma quindi... pure tutto questo, che come sanno tutti che in Ucraina combatte contro il regime russo, che vogliamo essere liberi e indipendenti e vivere in nostro paese indipendente, senza Russia, sì. E con i nostri abitudini. Ma è stata arrestata in territorio russo o in territorio ucraino? Appunto, siamo in territorio ucraino e ci stiamo difendendo i nostri confini, che la Crimea è stata occupata dalla Russia. E non solo Crimea, anche Donetsk e Luhansk. Sì, ed è vergognoso che nel 2016 oggi ci sono guerre di questo genere e il mondo tace, soprattutto anche internazionali, giornalisti, tutto, scrivono molto poco a riguardo. Sembra che non sia un problema, invece è un problema prima in Europa che è solo dell'Ucraina. Quindi cerchiamo di sensibilizzare tutti. Grazie.